Tangenti, appalti e corruzione elettorale. Arrestati il sindaco di Legnano Giambattista Fratus, l'assessore alle opere pubbliche Chiara Lazzarini, l'assessore al bilancio e vice sindaco Maurizio Cozzi. A Fratus e a Lazzarini sono stati concessi i domiciliari, in carcere invece Cozzi. 11 complessivamente gli indagati. Tre turbative d'asta al centro delle indagini. La prima relativa alla consulenza contabile per Europa Service SRL, società partecipata da vari comuni dell'Alto Milanese, contestata unicamente all'assessore al bilancio. La seconda e la terza, contestate a tutti gli indagati, riguardano rispettivamente il concorso per l'assunzione del dirigente per lo sviluppo organizzativo del comune e la nomina del direttore generale di AMGA SPA, capofila delle partecipate legnanesi. Il sindaco è accusato anche di corruzione elettorale, poiché avrebbe nominato un consigliere di AM Linea Ambiente SRL in cambio dell'appoggio al ballottaggio da parte di un candidato già escluso al primo turno. Il ruolo sarebbe stato infatti assegnato alla figlia di quest'ultimo. Alla fine dell'anno scorso, nell'ambito della società municipalizzata M Linea Ambiente, un consigliere del CDA formalizza le proprie dimissioni e viene nominata la figlia del candidato sindaco che si è prestato al patto corruttivo elettorale. Non c'era uno scambio di denaro, ma che cosa? Per cosa che muoveva queste nomine? Penso a una logica di potere. Sia quella, proprio una logica di colonizzazione politica di tutte delle amministrazioni e delle articolazioni della stessa amministrazione. Circa 50 gli uomini della Guardia di Finanza impegnati nell'operazione. A far partire le indagini un dossier anonimo su AMGA del 2017, in cui si evidenziano irregolarità di vario genere, legate soprattutto ad assunzioni e ad incarichi professionali. Un dossier anonimo in cui venivano rappresentate delle selezioni all'interno della società AMGA che presentavano delle criticità, delle evidenze di manipolazione. Sulla base di questo dossier anonimo adeguatamente riscontrato e sulla base anche delle informazioni che nel frattempo la Procura ha acquisito, da cui emergevano altri profili di criticità o quantomeno di anomalia nei comportamenti degli attuali amministratori, si è proceduto alla richiesta e all'attivazione di attività tecniche che hanno poi consentito di delineare il quadro probatorio alla base della richiesta cautelare. Una disarmante assenza del senso di legalità contraddistingue tutti gli arrestati, conclude il sostituto procuratore. Non hanno proprio la percezione della rilevanza penale delle loro condotte e alcune intercettazioni, come ha citato il procuratore aggiunto, danno proprio il senso e comprovano questo. Un vice sindaco che dice prima si individua il candidato e poi facciamo il bando, insomma, penso che l'affermazione si commenti da sola.